Avere a disposizione bibliografie raccomandate online è un ottimo strumento per connettere facilmente i vostri studenti con le risorse dei corsi che frequentano. Si tratti di articoli, video, notizie o qualsiasi altro tipo di materiale. Per iniziare, vediamo come creare una bibliografia. Quando si inizia a lavorare su una bibliografia, nella prima pagina ci viene data la possibilità di creare una nuova lista o di editare una di quelle già esistenti. Per lavorare su una nuova lista, clicchiamo su Nuova lista. Potremmo aggiungere un titolo e una descrizione per la bibliografia. Puoi scrivere direttamente nei campi o copiare ed incollare un testo preparato in un documento in separato. Una volta terminato, clicchiamo su Crea. Successivamente ci verrà chiesto se desideriamo iniziare a lavorare a partire da un modello in bianco o se preferiamo utilizzare uno degli schemi che la nostra istituzione ci mette a disposizione. In questo caso iniziamo a lavorare con uno schema diviso in materiali essenziali, consigliati ed aggiuntivi. Se scegliamo un modello, poi comunque potremo modificare i titoli delle sezioni e aggiungere nuove sezioni, in maniera tale da poter adattare la bibliografia che stiamo creando alla struttura del nostro corso. Una volta selezionata l'opzione che vogliamo realizzare, possiamo iniziare ad aggiungere risorse.